Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Persona 5 Royale con delle grosse novità. Ho fatto la pazzia, o meglio, pazzia. Mi mancavano 5 livelli alla fine, anzi 4, perché io mi sono detto, vediamo se il livello 100 è il livello massimo, non lo so. Comunque, livelliamo ancora un po'. Prima di partire da questo episodio ho pensato a questo e infatti sono riuscito a portare tutti al livello 99, che a quanto pare è il massimo. Pensavo fosse il 100 il livello massimo, invece è il 99 il massimo. Così mi sono detto, non ci pensiamo più. Qualsiasi cosa ci si parerà davanti sarà di sicuro alla nostra portata. In più mi sono messo a un po' guardare le persone, fonderne qualcune, eccetera, insomma, o potenziare quelle che avevo. E adesso Odino sono riuscito a potenziarlo per bene. Gli ho cambiato qualche abilità, sacrificandone altre. Gli ho messo annulla attacchi fisici, annulla fuoco, annulla ghiaccio, l'aveva già. Quindi in sostanza, perché tanto ho visto che con questa persona noi appunto attacchiamo con tuono prorompente, prima usando concentrazione. Quindi mi sono detto, inutile che qua c'era un attacco di fuoco, è inutile che lo tengo, tanto non lo userò. Piuttosto gli aumento la difesa. Infatti adesso, quando avremo appunto Odino come persona, le uniche cose che potranno farci male sono i proiettili, l'atomico e lo psico. Tutto il resto o lo assorbiamo, no, assorbiamo solo il vento, vabbè, comunque o lo riflettiamo, lo assorbiamo, lo blocchiamo. Praticamente così è veramente potente Odino, ed è una persona che mi è uscita così, non pensavo di appunto di crearla, ecco. L'unica che pensavo di creare era questa, che poi alla fine sì, riflette comunque il fisico, blocca la luce, eccetera, però di danno, anche se a forza 69, non so, magari punta sul fisico. Questa 57, però fa più male. Vabbè, comunque. Questa è rimasta. Queste, alla fine queste tre si può dire sono di più. Questa l'ho trovata. Questa l'ho creata fondendo non mi ricordo che cosa. E anche questa non è male, insomma, una buona difesa. Resiste al fisico, ai proiettili, blocca il fulmine, riflette il vento e blocca la luce. E ha l'atomico. E questa sono riuscito a mettergli, mi pare, carica, che carica un po' come concentrazione, solo che funziona per i danni fisici praticamente. Infatti ha lama turbinante, centro perfetto. Anzi no, lama turbinante, perché in teoria questo è lo sparo, sì, infatti. E basta, credo che sia tutto qua. Io posso stare così tranquillamente, siamo veramente forti, siamo lì al 99. Ho speso tutti i fiori che avevo, così usciamo e non perdiamo poco. L'episodio scorso abbiamo battuto sia il mietitore, che poi l'ho ribattuto per salire al 99, e abbiamo battuto anche Yose, praticamente, che era più forte del mietitore, faccio notare, e mi ha dato meno esperienza, cosa strana. Comunque, possiamo uscire, direi. Abbiamo fatto tutto e anche di più, direi. Ci siamo potenziati tantissimo. Speriamo che, ma penso di sì. Contro Marucchi almeno siamo allo stesso livello. Non so che livello sarà Marucchi, però almeno siamo forti. Abbiamo fatto tutto ciò di cui avevamo bisogno. Finiamo qui per oggi? Direi di sì. Ok. Molto bene, molto bene. La mamma ha scritto un post sul fansite. Avrà controllato la cronologia e avrà trovato i post della figlia. Si è scusata per tutto. Faranno anche un viaggio in famiglia in un parco divertimenti. Sembra anche più in sé di prima. Credo stia molto meglio. Detto che abbia funzionato. Sì, scommetto che avrà ricevuto un bel abbraccione da sua madre.
Quasi quasi sono invidiosa. Quasi. Penseresti che sia un po' più sincera con se stessa, ma se ci pensi non avremmo mai risolto senza Futaba. Se l'avessimo considerato un falso allarme, chissà quanto sarebbe peggiorate, quanto sarebbero peggiorate le loro vite. Futaba ha risposto al grido d'aiuto. È stata gentile a lottare per loro, così abbiamo salvato quella famiglia. Quel cliente che chiedeva di essere ucciso ha ritirato la richiesta. I fratelli stavano per essere separati, ma sua sorella ha parlato, era davvero contrariata, quindi è stato annullato tutto. A volte ha paura di lui, ma gli vuole comunque bene e lo apprezza. Ehi, in sostanza è quello che diceva lui nei miei mento. Immagino abbia un vero legame fraterno, eh? D'ora in poi si sosterranno a vicenda e si faranno aiutare dagli adulti se serve. È così commovente. Felice di averli più salvati. Sì, è vero. Sono felice che abbia scritto sul fansite. Comunque ottimo lavoro. Quindi alla fine sono andati a vivere insieme. Non so se è una buona idea o meno, ma finché ricorderanno il legame che li unisce, credo che andrà tutto bene. Ho letto il fansite. Mi fa piacere che il risveglio del cuore abbia migliorato le cose. Eppure questa richiesta mi ha fatto pensare alla mia situazione. Quei due mi hanno ricordato la situazione tra me e mia sorella. Voglio dire, anche lei in un certo senso, beh, non ha importanza. Quello che provi non è sbagliato. Hai proprio ragione, grazie Leo. Giusto, anche Makoto vive da sola con sua sorella. Credo che anche lei ne stia passando tante. Ha ammesso i suoi sentimenti contrastanti, eh? Questa richiesta ci ha davvero fatto riflettere. Quanti mi contattano? È incredibile che quel che è successo a Memento. Il suo potere è qualcosa di terribile. Non credevo che i Memento potessero scendere così in profondità. Sono enormi. Salire, vorrei dire. Ho perso il conto del tempo che abbiamo perso su quelle scale. Vero, eh? Non è un posto adatto per chi ha un fisico da gamer. Dirò una cosa ovvia, ma quando hai braccia e gambe stanche, lo stretching aiuta sempre. Anche un bel massaggio ai punti di pressione può far bene. Wow, l'atleta se ne intende. A proposito, non avrei detto che dopo saresti andata agli allenamenti, Sumire? Sì, sto proprio per iniziare. Ma come fai? Dove prendi tutta quell'energia? Beh, sta a te decidere, cerca soltanto di non stancarti troppo. Sprechi tutte le tue energie, non solo sarai inutile in battaglia, sarai anche un peso per tutti. Allora mi assicurerò di non esagerare. Beh, dovremmo infiltrarci di nuovo nel palazzo, spero che non troveremo la strada bloccata. Allora, spero di non ci siano, ci saranno altri blocchi, spero. Dunque, qua non possiamo fare nulla, non possiamo vedere nessuno perché siamo tornati dai Memento. Yose, aspetta, io ho riparlato con Yose mentre livellavo ulteriormente e lui mi ha dato credo questa, no, aspetta, ho preso un po' di roba, abbiamo un sacco di gomitoli di seta. Ah, ecco, questa mi ha dato. Una vaschetta per l'acqua creata da Yose per coltivare i fiori. Sì, ho parlato con Yose perché l'ho ritrovato nella stanza dove l'abbiamo battuto. O forse ce l'ha data quando insieme. Non vedete che non mi ricordo. Non mi ricordo, forse ce l'avate anche voi quando me l'ha data. Comunque gli ho riparlato, ma niente, ha semplicemente confermato quello che ci aveva già detto sull'umanità, eccetera eccetera eccetera. Allora, pianta, ok, non so cosa servirà quella vaschetta. Posso fare qualcosa? Ok, grazie, che ho finito tutti i grimandelli, ho aperto, ecco, abbiamo un sacco di gomitoli, vai, rifacciamo i grimandelli che magari nel palazzo ci sono altri scrigni da aprire. Ok. Ok, andiamo a letto. Adesso vediamo. Non mi ricordo più quanti giorni mancano.
Ah, questo qua è quello che prima lanciava gessetti e adesso pare sia diventato gentile. Ehi, tu stai dormendo? No, va bene, lasciatelo dormire. Gli studenti sono impegnati, non male che siano stanchi. Anch'io sonno, ieri ho fatto finta di essere Feederman. Con mio nipote mi sono lasciato trasportare. Cosa? Non conoscete Feederman? È una serie Sentai che trasmette ideali di giustizia. Prima o poi la vedremo in classe. A proposito, sapete che il concetto di giustizia è diverso nella cultura occidentale e in quella orientale? Pardo, guarda un po' qui. Questa è una statua della dea Temis, comunemente considerata la dea della giustizia. Regge una spada e una bilancia mentre calpesta qualcosa. Sai cosa sta per calpestare? Una rana, un serpente. Mi pare. Benissimo, è esatto. Spesso il serpente è dipinto come il simbolo del peccato o una specie di emissario del male. Nella cultura occidentale la giustizia si basa sull'applicazione delle regole. Per vivere in armonia le regole sono indispensabili. Quindi chiunque trasgredisca queste regole potrebbe finire come quel serpente. Wow, sul serio? Ok. La cultura orientale, al contrario, associa la giustizia all'etica. Ciò esiste nella dimensione individuale. In altre parole, ogni essere umano ha il proprio senso di giustizia. Non è un modo facile di vivere, ma sono sicuro andrà tutto bene. Oh, abbiamo quasi finito. Allora, come compito, non ce ne sono, riposatevi, ma assicuratevi di essere svegli per la prossima lezione, va bene? Ushimaru è proprio... ho i brividi. Un'altra persona. Allora, gli altri potrebbero essere stanchi. Che ne dici di invitarli a giocare a biliardo? Ma in realtà, allora, io sto cercando. Allora, Ryuji mi sa è di livello. An, ok, andiamo da An. Andiamo da Han, che mi deve... la sua persona deve evolversi una seconda volta. Che io purtroppo non ci ho pensato subito. Ok. Grazie per essere venuto. Scusa per il poco preavviso, Fide, sono giorni che mi ha avvisato e non l'ho mai vista. Va bene, sì, sono libero. Ok, esci con lei. Così anche lei è a posto. E poi possiamo portare su gli altri. Scusa, è stata un'improvvisata. So che si sta stretti, ma fa pure come se fosse a casa tua. Perché siamo qui? Beh, ormai ci conosciamo piuttosto bene, quindi pensavo, perché non stare a casa? Scusami, a dire il vero volevo farti le mie scuse per tutto, perché sono stata incantata dalla vita del dottor Maruki, che il dottor Maruki ha creato per me, intendo. Va bene, capisco. Beh, anche se non ti ha infastidito, ci ho pensato molto. Sinceramente sto ancora cercando di capire quale sia la scelta giusta. Insomma, non voglio dire che la realtà del dottor Maruki sia migliore, ma non posso non pensare a Shio e a come la sua vita sarebbe potuta andare se le cose fossero andate così. So come ti senti. Grazie, non preoccuparti. Continuerò a battermi contro il dottor Maruki. Il suo mondo potrebbe accontentare molte persone, ma non gli dà il diritto di cambiare la realtà. Shio cercava di andare avanti, nonostante ciò che ha passato. Non si è mai persa d'animo. La mia forza viene da lei. Per questo disse a Kamoshida che non se la sarebbe cavata con la morte. Lei non era fuggita e non doveva farlo nemmeno lui, scegliendo la via facile. Avrei deluso Shio. Hai ragione. Sei molto gentile, Leo. Che situazione familiare, eh? Quando crollai per la storia di Kamoshida mi ascoltasti proprio come ora. Non mi conoscevi per niente, ma mi hai comunque ascoltato. Non riuscivo a capirti, continuavo a pensare, che vuole questo qui?
Non solo, ma mi ha aiutato con Shio e il lavoro da modella. Sei fin troppo gentile. Colpa mia. No, no, sono io a doverti delle scuse. Ti sono grata, proprio per questo la stazione mi fa sentire uno schifo. Non perderò mai più la retta via. D'ora in poi affronterò la mia realtà, per me, per Shio e per te. Si chiama questo è il mio potere, non ci posso credere. E Kate, la persona di Anne, si è trasformata in Celestine. Ok, sono pronta a voltare pagina, grazie di tutto. Lo prometto, farò del mio meglio d'ora in poi. Ok. D'accordo, ci vediamo dopo. Vediamo. Super energia. Danno del prossimo attacco magico di tutti gli alleati più che raddoppiato. Oh, è come concentrazione, solo che è per tutti. 80, infatti, fide tantissimo. Però potrebbe essere molto interessante. Molto interessante. Facciamo. Guarda, io toglierei levita ghiaccio. Tanto. È successo che lo evitasse il ghiaccio, non dico di no, però questo è questo, cioè, usato al momento giusto, secondo me può fare la differenza. Quindi lo tolgo, evita ghiaccio, dai. Ok. Ho le spalle contratte, spero che non dipenda dalla vecchiaia. Va bene. Allora, c'è Kawakami, che mi sale di livello, Yuai e i fumi, no, chiamiamo Kawakami. Mancano 13 giorni, c'è un po' di tempo, anche se non volevo ridurmi all'ultimo come sempre, si sa mai. Ok, Mitsuga, quanti yen abbiamo? Ah, non sono neanche andato a vendere. Fide, ho livellato di brutto, eh. Cioè, 2 milioni. Ma certo, quindi pure anche 10 volte, tanto ne ho da spendere. Non avevo fatto caso, cioè. A dire il vero, mi piace molto l'atmosfera retro di questa stanza. Oggi sono costretto a salutarla. Vedi, ho deciso di smettere. Il capo mi ha trovato un lavoro part-time con paga migliore. I tutori di Takase-kun chiedono sempre di più. L'unica cosa che posso fare. Non è la scelta giusta. Allora, qual è la scelta giusta? Dimmelo, ti prego. I tutori di Takase-kun sostengono che l'unico modo per farsi perdonare da Takase-kun è pagare. Se non è così, allora qual è la cosa giusta da fare? Chissà se smettendo di insegnare questa storia finirebbe. Persone come me non hanno il diritto di insegnare, rinunciando sarei libera. È per questo che lascerò sia il lavoro da insegnante che quello da maid. Che ne pensi? Stai scappando. Un'altra ramanzina, eh? Ma hai ragione, sto scappando. Ora che ci penso, ormai è troppo tardi per smettere di fare l'insegnante. Se fossi stata davvero male per l'accaduto, mi sarei dimessa il giorno stesso. Invece sento ancora il bisogno di insegnare. Chissà perché continuo a provarlo. Cerca di ricordare. Pardokun. Oh, giusto. Avevo deciso che per farmi perdonare mi sarei assicurata che non accadesse di nuovo. Se non avessi avuto paura di etichette e pettegolezze, avrei potuto salvarlo. Volevo diventare un insegnante che avesse a cuore gli studenti, ecco cosa pensavo. Ma adesso passo tutto il tempo libero lavorando part time per poter continuare a fare l'insegnante. Ho messo in secondo piano il delicato lavoro da insegnante per guadagnare i soldi per scusarmi. È così che è nato tutto a rotoli.
così non risolverò mai le cose con Takase-kun. Agli eroi si può rimediare. Sono l'insegnante che voglio essere, e il modo migliore è per scusarmi con Takase-kun. D'ora in avanti rifiuterò di sborsare altri soldi. Questa è la mia risposta. Beh, che te ne pare? La scelta giusta. Non si può trovare la risposta giusta negli altri, va cercata nel proprio cuore. È una cosa che ho imparato da te. In un certo senso sei tu l'insegnante. Scherzo. Sento, sì. Che livello era lei? È andata all'8. Ok. Ero così intenta a trovare i soldi che non ho prestato attenzione ai miei studenti, soprattutto a te. Ho distolto lo sguardo perché avevi un marchio, proprio come Takase-kun. D'ora in avanti ti proteggerò, in quanto tuo insegnante non ti tradirò mai. È rassicurante. Lascia fare a me. Quando serve so essere molto decisa. Parlerò con Itakase. Non fuggirò più, andrà tutto bene se li affronterò faccia a faccia. Ok, ora di andare. Grazie, a presto. Buonanotte. Bene, bene. Oh, è il padrone, grazie davvero per oggi. Oh, aspetta, a partire da oggi avrei dovuto smettere di lavorare come Becky. Sinceramente ho sempre saputo che non avrei potuto continuare così per sempre. Ma affrontandolo da sola mi sentivo in trappola. Grazie a te, ho finalmente capito cosa dovessi fare. Dicendo due parole in croce. Figurati. Sei un ragazzo dolce. Non mi ho reso conto di tutto quello che hai fatto, quindi grazie davvero. Stasera a letto presto, la carenza di sonno avvelena il corpo e la mente, ok? Buonanotte. Sono un idol? No. Mia mamma mi lascia giocare, gioco anche con lei. Non voglio farmi un lifting al viso, mi piace così com'è. Oh, credevo avessi detto che il tuo naso fosse scusa, come non detto. Non mi importa della paga, fin tanto che posso comprare le mie carte. Allora, oggi c'è la televendita. Non farti coinvolgere troppo dalle cose, forse una visita al tempio ti aiuterà a scadere le idee. Ma in effetti al tempio non sono mai andato. No, beh, madonna, scusate. Allora c'è Futaba. Yusuke-an, a posto. Makoto, a posto. Futaba a che livello era? E c'è Sumire. Fa vedere. Sumire al 7. Futaba al 9. Ah, quindi Futaba andrebbe al massimo. Andiamo da Futaba. Ah no, loro non mi ha scritto. E niente, sbaglio sempre tasto. Porca vacca. Ok. Facciamo riguardo al dottor Marukian, ok, aspetta un attimo, usciamo insieme, ce la faremo. E pensa a te, io sono pronta, cerchiamo di spuntare anche l'ultimo obiettivo dell'elenco. Ok, passa, sì. L'ultimo obiettivo della lista è stare bene lontana da te, vorrei provarci ancora. Ti ho detto che sei tornata a Kiabara. Vado a fare un giro da sola. Se non sarò tornata fra 30 minuti. Resta qui, aspetta che torni. Sono nervosa, ma forza, è ora di essere curiosa come una scimmia. È passata mezz'ora, non è ancora tornata. Futaba è sparita da 45 minuti, sto iniziando a preoccuparmi. No, eccola. Scusa, ho perso la cognizione del tempo.
Mi stavo divertendo. Credo significhi che la missione è stata un successo, no? Sai, era la solita Akihabara, ma questa volta sembrava tutto diverso. E non solo qui. Il mio mondo si sta espandendo, ogni giorno faccio nuove scoperte. La posizione del ciuffo ribelle di Sojiro, l'atmosfera da Yongjin, i vari tipi di chicchi di caffè. Magari le cose sono le stesse di sempre, ma dal mio punto di vista è tutto in movimento. Sapevo che poteva succedere, ma finora non avevo mai provato nulla di simile. Spero solo di continuare a cambiare un po' alla volta, come fanno tutti. Non c'è fretta. Sì, lo farò con i miei tempi. Ho ricevuto un messaggio da Kana-chan, dice di aver trovato lavoro in un convenience store. Sembra davvero felice di poter vivere come un adolescente normale. E con i soldi guadagnati ha preso delle guide allo studio. Farà l'esame di ammissione al liceo. Anche Kana-chan sta cercando il suo posto nel mondo. Non puoi farti battere. Già, la mia nuova rivale. Ehi, hai detto che se avessi mantenuto le promesse avrei ricevuto una ricompensa, ricordi? Mantengo le promesse. È un grande. Sai, giravo per i negozi pensando a qualcosa da comprare, ma è stato strano. C'erano tante cose che desideravo, ma erano tutti oggetti che potrei ottenere impegnandomi. Fin dei conti, ho già qualcosa che non avrei mai ottenuto da sola. Sei d'accordo con me? No, hai dimenticato. Mi hai dato qualcosa di molto importante. Mi hai restituito la vita. Grazie a te che ho imparato ad accettarmi così come sono e a fidarmi di nuovo di mia madre. Ero praticamente morta, ma tu mi hai rianimata. Voglio sfruttare il mio ruolo di là di fantasma per ricambiare il favore. E quando ripenso ai miei nuovi amici ricevo una specie di potere sconosciuto. Percepisco un forte legame. Ok, la sua persona si evolve. Molto bene. ナンジはわれ。ナンジここに、ちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、魂の首輝を打ち破らん。今こそナンジ、忍者の究極なる非業に目覚めたり。無人の力をナンジに与えん。 Egida Suprema, chance di annullare un attacco fatale diretto a un membro del gruppo. Oh. Secondo risveglio, ok. Ora puoi fondere Ojio Ki, la persona più potente dell'arcano e l'eremita. Oh.
Mio cuore è salito di livello. Dalle ceneri risorgono nuovamente. Yoshi. Necromicon, la persona di Futaba, si è trasformata in Prometeo. Mi hai restituito la vita, quindi è il mio turno di rischiare tutto per te. Chiedimi qualsiasi cosa, farò tutto il possibile per aiutare. Dico sul serio, ok? Conto su di te. Ci penso io. Non ho mai detto che mi avrei rinunciato alla ricompensa. Dunque vediamo. Che indici di una fornitura per un mese di yakisoba istantanei? Niente male, eh? Non voglio ordinarla su internet, però. Andiamo a cercare nel mondo reale. Ora so bene quanto è divertente andare a spasso. Insomma, è cambiata tantissimo. Grazie, Leo. Figuri. Figurati. Ok, acchiappa tesori. Sarebbe. Scopa in anticipo se un nemico possiede un oggetto raro. Ah. Perfetto. Ok, chi mi scrive? La veggente. Sì, quasi quasi. Sì, sì, sì. Lei saliva di livello. Aspetta. Fa vedere. Ecco, questo forse potrebbe interessarmi. No, il primo. Prendo. Il set di talismani. Ok. Allora adesso possiamo vederci oggi, c'è molto di cui voglio parlarti, sono davvero sorpresa, non vedo l'ora di parlarti. Ok, grazie, passa da me e abbiamo risvegliato il suo capo, diciamo. Pardo San, ero impaziente di vederti. Il presidente si è costituito, ne hanno parlato anche al notiziario. Lo so. Non mi aspettavo altro. È successo tutto così in fretta. Ha confessato tutti i crimini. Subito dopo la polizia è venuta a interrogarmi, ma ha confermato la mia innocenza. Il presidente si è assunto tutta la responsabilità, ammettendo di aver raggirato i membri dell'APC. Oh, a proposito, alcuni dell'APC hanno detto di aver rinunciato alle pietre sacre grazie ai miei consigli. Sono i clienti che hai conosciuto anche tu, Pardo-san. Sai, nelle mie predizioni non avevo mai visto nulla di simile. Non solo il fatto dei membri dell'APC è migliorato, ma anche il mio ha iniziato a cambiare. Come se la maledizione che mi perseguitava da quando al villaggio mi chiamavano mostro sia sparita. E mi fa piacere. Ora che ci penso, stando alle mie previsioni, avrei dovuto raggiungere l'obiettivo grazie al Trickster, esatto. Grazie a noi. Ma non ho idea di cosa voglia dire, è un vero mistero. Comunque, per la PC è la fine, non verrà più ingannato nessuno. Oh, ho appena capito una cosa. Ricordi quando ti ho detto che il presidente sapeva che ero in fuga? Beh, vagabondavo in città con la valigia. L'avrebbe potuto capire chiunque, eh? Lo sapevo. Al tempo ero molto fragile, lo so. Ma è comunque imbarazzante che lo abbia creduto un sensitivo. Credo che alcuni uomini sappiano capire se una donna è vulnerabile. Tu sei per caso quel tipo di uomo, Pardo-san? Il contrario. In realtà, oltre al presidente, c'è un'altra cosa di cui vorrei parlarti. È imbarazzante. Pardo-san, per caso ti interessano le donne più grandi? Perché me lo chiedi? Oh, lascia stare, è una domanda improvvisa, Mi spiace. Se abbiamo il tempo per parlare di queste cose, dobbiamo anche per leggere il tuo futuro, vero? Ok, grande determinazione.
Lettura celestiale, attiva l'allarme delle fusioni, poi aumenta la possibilità di allarme fino alla fine del giorno. Ah, quindi ok, possiamo mettere in allarme la stanza di velluto. Anche se il presente si è costituito, restano delle faccende risolte. Soprattutto gli altri membri dell'APC non capiscono ancora che cosa stia succedendo. Io devo mettere le cose a posto, dopotutto in parte è colpa mia. Sì, ora inizia la vera battaglia. Sta facendo tardi, è ora di chiudere. Buonanotte. Ho riflettuto un sacco. Sono solo una campagnola, fuggita dal suo paese natale. Cosa spero di ottenere? E ho capito una cosa. Sei potuta scappare dal presidente, come in passato. Ma non l'ho fatto, ho resistito e credo che sia merito tuo. È stato tutto merito tuo, dai. Tutti dicono che è merito nostro. Assurdo, non sono una persona così decisa. Sono arrivata a questo punto solo perché eri al mio fianco. Insomma, penso che questo faccia tutto parte del nostro destino. Farò del mio meglio per dargli speranza, la stessa speranza che tu mi hai dato. Non posso abbandonare i membri dell'APC. Spero che nel frattempo continuerai a starmi accanto. Alla prossima. Va bene. Sono andato al laghetto di pesca la settimana scorsa, quello a Ichigaya. Oh, non lo sapevo, immagino ti piace la pesca allora. Ah, non avevi idea. Comunque, ne sto prendendo parecchi con la solita tecnica. Ma all'improvviso ho visto l'ombra di questo pesce enorme. Sarebbe stato un degno avversario, ma è andato via. Nonostante il freddo e la neve, ho fatto bene ad andarci. Ehi, mi ascolti, non fissare il telefono. Pescare sotto la neve richiede forza di volontà. Se te la senti, potresti anche provare. Sì, abbiamo sbloccato, vabbè, l'area di pesca, non che mi interessi, però... Pardo Kun è preparato di recarsi dal consulente studentesco. No. Sembrava Kawakami, chissà cosa succede. Scusa se ho interrotto la lezione, ma devo parlare dei tutori di Takase Kun. Ho detto loro che non mi estorceranno altro denaro. Sto anche per lasciare il lavoro part-time, anche se sto ancora trattando con il capo. Cercherò solo di essere un'ottima insegnante, a prescindere dal giudizio altrui. Grazie per avermi dato un ottimo consiglio. Pensavo che dovessi essere il primo a saperlo. Signora Kawakami, a visite, sono venuti da casa. Qui a scuola? Attenzione. Quanto pensava di farci aspettare? Ancora lui? Puoi giurarci, stiamo parlando. Che maleducato. Tale insegnante, tale studente, è chiaro che non hai la minima educazione. Credevo di poterci chiamare come se nulla fosse, smettere di pagare. Chi crede di essere? È la mia decisione, per il bene di Takase Kun. Mi assicurerò che non ci siano altri studenti come lui, che... Quindi vuole lavarsene le mani. Scommetto che non le è mai interessato di Taiki. Come fai a insegnare ancora? Forse dobbiamo davvero far causa al Ministero dell'Istruzione. Non le importa? Un insegnante responsabile della morte di uno studente scatenerebbe uno scandalo. Ho smesso di fuggire o nascondermi. Userò il mio tempo per prendermi cura degli studenti. Se volete ricorrere alla via legale, fate pure. Continuerò comunque a insegnare. È il modo migliore per chiedere scusa a Takase Kun. Di sicuro quella di darvi del denaro non è la soluzione. Oltre a farle causa, forse dovrei rivelare a tutti il suo piccolo segreto. Sa, parlo di quel suo lavoro al mercato del sesso. Come fa? Oh, quindi ho ragione. Cosa? Andiamo, il denaro che ci sta versando è troppo per lo stipendio di un insegnante. Allora, vogliamo andare in sala docenti? Basta, per favore. Ah, un insegnante che lavora nell'industria del sesso. Questa volta non ha speranza. Peccato che abbia pensato di poter lasciare irrisolta la faccenda di Taiki. Ora sa cosa deve fare, vero? Paghi. Non si azzardi più a chiamarci pensando di poter smettere. Questi sono... cioè... Pare che non possa ancora lasciare il lavoro part-time. Non puoi arrenderti. Lo so. Ma cosa dovrai fare?
Forse la di fantasma aiuterebbe ormai una persona come me. No, è impossibile. Kawakami sembra profondamente ferita. Devo fare qualcosa per lei. Non posso continuare così. Com'è che si chiamano? Cartepen. Chi Itakase? Il marito si chiama Toshio-san e la moglie Hiromi-san. Ma come potrei dimenticarli? Gli mando del denaro ogni settimana. Aspetta, perché? Non vorrei mica fare qualcosa, vero? Non farlo. Un insegnante della Shuchin che chiede aiuto ai Lady Fantasma sarebbe... Mi dispiace, ero così ansiosa di dirti cosa avevo deciso e alla fine è successo questo. Dimentica tutto, ok? Pensandoci bene, sono al punto di partenza. Non sarò mai in grado di cambiare. Già. Stavo iniziando le lezioni, devo andare. Devo fare qualcosa per gli obiettivi di Kawakami. Mi dispiace. Infatti. Io andrei anche subito. Aspetta. A vedere chi c'è. Sì, 11 giorni, c'è ancora tempo. C'è Haru. Takemi. Sumire. No, no, aspetta. Vado... Sì, vado... Allora, facciamo una cosa. Vado qua. Do dei punti a Sumire. Così. Fai una lettura. Lettura celestiale. Pensare. No, no, va bene quella delle affinità. Sì, era questa, sì. Assumire. Okay. Ok. Ah, bene, visto. Ok. Però comunque non vado da assumire. No, vado nei memento. No, non voglio lasciare irrisolta sta cosa. Ritrovo. Oggi andiamo al palazzo, vero? Adesso possiamo avanzare. Forse, non ne ho ancora la certezza. Spero che passeremo senza problemi, ma se dovesse accadere qualcosa... Comunque sia, dobbiamo andare a controllare. L'atmosfera del mondo reale inizia a cambiare, non possiamo permetterci di aspettare oltre. D'accordo, ma la decisione spetta a Leo. Andiamo nel memento, vedi le richieste. Ci sono novità sui bersagli? Ok. Qui si parla della coppia legata all'ex studente della Kawakami. Una coppia davvero spregevole. Stanno sfruttando l'incidente in cui è morto quel ragazzo per estorcere denaro alla Kawakami. Cosa? Il fatto che la minaccino è già grave di per sé, ma farlo sfruttando la morte di un figlio è davvero troppo, devo intervenire. Sfoggerò le mie abilità dinanzi alle Dian. D'accordo, mi sembra che siamo tutti pronti. Ho già recapitato la lettera di sfida presso casa del bersaglio, nessuna obiezione, vero? Allora, se è d'accordo possiamo andare, va bene. Andiamo. Ok, andiamo. Allora, aspetta che... Direi che prendo Makoto. Sì. A posto di... Akechi. E poi ci abbiamo Ryuji. Ma sì, dai, teniamo Ryuji, dai, va bene. Fa vedere... Ah, è proprio all'inizio. Qua. Ci saranno molto deboli, immagino. Più interna, buttiamoci a fondo. Va bene, andiamo giù. Ma io posso... no, vedi, va alla zona superiore. No, finché non... Aspetta. Non trovo l'altra stazione. No, vabbè, non prendo niente. Cioè, solo per fare la missione, basta. Non sto lì a...
Vabbè. Se non vado a sbattere contro qualche nemico. Ok. Andiamo giù. Ok. Ci siamo. Vediamo dov'è. Dove sarà? Eccolo qua. Ecco qua la coppia spregevole. Ok. Abusando, va bene. Non ha fatto niente di male, dobbiamo aiutarla. Eh sì. Andiamo, andiamo, andiamo. Pensiamo solo ai soldi, soldi, forza, dateci i nostri soldi. È una vostra responsabilità. Vestiti, borse, trucchi, voglio così tante cose. Chi diavolo sei tu? Oh, sei un dado fantasma? Non è motivo di penetrare con me, non mi serve un risveglio del cuore. Quell'incompetente di una prof è così inutile, dovrebbe ringraziarmi per essere la mia fonte di reddito. Siete voi gli incompetenti, Zitto, Kawakami mi ha intralciato. Avrei sfruttato la tragedia di mio figlio per vendicarmi della gente. Io non perderò contro dei privilegiati come voi. Allora, vediamo un po'. Non mi piace quell'atteggiamento. Distruggili. Io l'avevo visto il suo. Vabbè, però magari essendo una specie di boss è diverso come al solito. Allora, andiamo così. Ha resistito pure. Allora, io farei. Guarda. Del tuono. Facciamo un danno psicocinetico, vediamo. Mancato. Facciamo inferno di fuoco. Ah, ecco, spunto debole. Basta, morti. Bastardi. Ci hanno distrutti letteralmente. Eh beh. Anche voi mi guardate dall'alto in basso? Nel profondo state ridendo di me, non è così? Marche famose, appuntamenti dall'estetista, senza di essi la gente riderà. Nessuno sta ridendo. Siamo persone ripugnanti, nostro figlio Taiki e i suoi veri genitori erano diversi. I suoi erano entrambi pezzi grossi di grandi aziende, sempre a guardarci con freddezza. Ecco perché ho fatto sperimentare a nostro figlio cosa significa essere costretti a strisciare. È stato bello vederlo progressivamente spezzarsi per il troppo lavoro. Fate schifo, decisamente. Immagino sia per questo che tutti ci guardavano dall'alto in basso. Ma adesso non sono più sicuro che i suoi genitori ci guardassero dall'alto in basso. Mi bastava stare con Toshio per essere felice, ma ho scordato tutto. Il denaro è diventato un'ossessione. Taiki era proprio un bravo ragazzo. Catena dell'invidia. Sembra che i Takase abbiano avuto un risveglio del cuore. Devo chiamare la Kawakami. Perfetto, possiamo uscire. Tanto non abbia nient'altro da fare qui. Ok. Possiamo tornare all'ingresso. Toccata e fuga è stata. Ok. Perfetto. Ho dato un altro pacco, va bene. E comprato. Ok. Va bene. Qua non c'è niente da fare. Cruciverba lascerei perdere ormai. Mi sono arreso. La pianta in salute. Ma le robe. Ma faccio altri ghirlandelli, dai. Tanto i materiali ce li abbiamo.
Ne abbiamo un casino, ne abbiamo. Ok. Così almeno apriamo tutto l'apribile. Ok. Sattetto. Ok, abbiamo risolto il problema alla Kawakami, mi fa piacere. Sta stretta in questi posti. Ora passiamo al notiziario. Un'ondata di gelo porterà la neve a Tokyo. Una grossa ondata di gelo colpirà la regione del Kanto. Aumentano le aziende con un'alta percentuale di impiegati soddisfatti. Molti dipendenti confermano l'ottimismo. Il tasso di criminalità cala a livelli record. Il numero di incidenti si è dimezzato rispetto all'anno scorso. La neve. Ultimamente fa un gran freddo. Un'altra giornata fredda. Sai, ultimamente il pubblico si comporta in modo strano, non ti pare? Anche le persone che mi circondano parlano in modo diverso, sono stranamente ottimiste. In città succede la stessa cosa, sembrano tutti irrequieti. Anche questo è parte del potere di Dottor Maruki, vero? Possibile. Sì, immagino che non sia ancora accaduto a tutti. Se non risvegliamo il cuore di Dottor Maruki in tempo, non riusciremo nemmeno a distinguere ciò che è sbagliato. Dobbiamo vincere, non importa come. Ultimamente chiacchieravano con degli amici d'oltreoceano, continuano a insegnarmi nuovo slang. Ebbene, lo slang inglese è in continua evoluzione. Mentre l'inglese da manuale è più statico, una vera noia. Ma a volte potete dedurre il significato dello slang tramite indizi nel contesto. Spesso si tratta solo di estensioni naturali di costrutti inglesi in uso da anni. Altri casi sono combinazioni di parole normali o frasi comuni, usate in modi nuovi o inusuali. Prendete thirsty, per esempio, solitamente descrive il bisogno di bere. Un bisogno serio, no? Ma nello slang indica qualcuno di un po' troppo disperato, come un ragazzo che non smette di provarci. Oh, c'è anche hangry, che significa avere tanta fame, da arrivare al limite a arrabbiarsi per ogni cosa. Please answer. Facciamo un test, Mr. Pardo. Se pensi in sentirti un po' salty, che significato assume salty quando usato nello slang? D'accordo, ci penso io. Allora, dobbiamo capire cosa si intende con salty in slang. Forse troveremo indizi in parole simili, tipo tu puoi dire a qualcuno che è dolce, giusto? Cosa significa riferito a una persona? È dolce, dolce, dolce. Lo sai che non devi prenderla la lettera, sì? Kamadu. Scusa, è dolce, vabbè, è generoso. Vabbè, ok. Sì, hai ragione, è una connotazione prettamente positiva. Allora, che significato avrebbe salato in quel contesto? Negativo, forse. Sì, lo penso anch'io. Del resto la gente definisce salato solo il cibo con troppo sale. Perciò se assume una connotazione negativa, allora dovrebbe significare che qualcuno non sta bene, in un certo senso. Ed è probabilmente una cosa che potresti dire di te stesso o degli altri. Perciò, a luce di tutto questo, soldi significa probabilmente risentito. Sì, lo credo anch'io. Mi fa pensare a qualcuno che abbia voglia di litigare. Perciò se definisci qualcuno soldi significa che probabilmente è arrabbiato o risentito. Oh, è stata dura. Eccellente. Sì, significa essere risentiti, è l'ennesimo aggettivo culinario applicato all'uomo come sweet. Lo slang può avere molteplici origini, parole comuni, acronimi e naturalmente parole composte. Hai mai sentito il termine nemamico? È una parola composta da amico e nemico, come un rivale o un nemico amichevole. Ok. Beh, è più divertente dell'inglese classico, no? Ma bisogna imparare le regole per poterle infrangere. Se desiderate apprendere qualche vocabolo o slang in più, sarei lieta di offrire lezioni bonus. Nemamici.
Non ho. Ne ho abbastanza di colpi bassi. Vabbè, amico nemico, dai, su. Sembri stanco, vuoi scaricarti alle gabbie di battuta? No. No. Allora, aspetta, porca vacca, qua. Ryuji c'è, ok. Loro sono a posto, a posto. Ok. Fammi vedere la situazione qua, confidenti. Ryuji com'era messo? Ah, era a livello 8. Andiamo da Ryuji. Che poi è qua fuori, aspetta. Effettivamente. Eccolo qua. Ok. Usciamo insieme. Ha a che fare con la squadra di che hai tempo e voglia? Sì. Passa il tempo con lui. Ok. Vabbè, con Futaba ci siamo riusciti. Sono strapieno, buono, eh. Oggi offro io, ma non farci l'abitudine, aspetta. Ho finito il mio portafogli. Ah, vabbè. Tanto pago io, non ti preoccupare. No. Compro il locale. A proposito, ho ricevuto un messaggio da Takaishi. Dice che la squadra vuole scaricare Yamauchi e che cominceranno ad allenarsi da soli. Proveranno a far assumere il vecchio allenatore, il predecessore di Kamoshida. A quanto pare finalmente hanno deciso di andare per la propria strada. Ora sei soddisfatto? Credo di sì. Oh, mi hanno chiesto di tornare in squadra. Tu cosa hai risposto? Ho dovuto rifiutare. Mi è pesato, ma quello non è più il mio mondo. Quando sei arrivato alla Shujin si dicevano tante cose sul tuo conto. Ma tu non sei scomposto. Non ti sei scomposto. Hai fatto quello che sembrava figo a te, fregandotene del giudizio degli altri. Secondo me è per questo che la gente è attratta da te. Il tuo posto è dovunque decidi di stare. Non ci avevo mai pensato. Davvero? Sai, prima di conoscerti mi raccontavo un sacco di balle su perché non riuscissi a integrarmi. Era sempre colpa di qualcun altro. Kamoshida, la squadra, cavolo, persino di mio padre. Che sfigato che ero. Ma ora ho capito che se sono me stesso ci sarà sempre un posto in cui mi sento a casa. Non sarà lo stesso posto di prima, ma è figo ugualmente. E sono felice di averlo trovato. Sono d'accordo. Ehi, non preoccuparti, di sicuro c'è un posto anche per te. Proprio accanto a me, o chissà, forse davanti a me, qualcosa del genere. Ok. Benissimo. Baluardo, ok, mi protegge. È capitato qualche volta, sì. Utile. Ma non smetterò di allenarmi, posso migliorare ancora molto. Un giorno correrò così veloce che non riuscirei neanche a vedermi. Ma se non riuscirei a vedermi, come saprai che sto correndo così veloce da non potermi vedere? Vabbè, vabbè. Abbiamo parlato anche troppo, abbiamo finito il monja. Prendiamo qualche stuzzicadenti. Torniamo a casa. Adesso mi richiama, infatti. Sta cosa non l'ho mai capita, vabbè, ok. Ehi, senti un po'. Mi ha appena chiamato un HOH per dirmi che la squadra atletica sarà ufficialmente ripristinata. Quanto pare per ora Yamauchi sarà l'allenatore, ma va bene così, sembra che si sia sotto controllo. Congratulazioni. Grazie Coso, se posso debitarmi ti offrirò un bel ramen e magari aggiungiamo una zuppa di pesce. Brindiamo al successo della nuova squadra atletica. Ma sì, lasciamo che la squadra atletica se la svegli da sola, d'ora in poi toccherà a loro. Abbasserò la guardia ora, non perderò contro di loro. Vado a fare un'altra corsetta, vai così, vabbè. Ciao, buon allenamento. Ok. Lo sentiva che stava per tornare. È a terra la giornalista. Ma poco importa. Ah, sale di livello, però io vado dalla veggente. Se adesso salvo, vado dalla veggente.